Oggi facciamo il punto sugli incendi boschivi ed in particolare su quello in corso a Collelongo. Le fiamme si propagano all'interno di una zona impervia che rende difficile l'intervento dei mezzi da terra. In azione un Canadair, ma il compito di domare le fiamme si rende particolarmente difficoltoso. Tanti gli uomini al lavoro, da quelli della Protezione Civile arrivati da varie località d'Abruzzo ai vigili del fuoco che incessantemente cercano quantomeno di arginare il fuoco. Quello che si sta registrando nella montagna di Collelongo è un vero e proprio disastro ambientale, un danno incalcolabile all'intero ecosistema del posto che sta andando letteralmente in fumo. L'aria si sta rendendo irrespirabile e l'odore di bruciato penetra nei polmoni. Oltre al caldo, si è creata una cappa di fumo sul fucino. L'incendio da Collelongo si è spostato anche verso Trasacco. Oggi c'è stato un ulteriore sopralluogo da parte del sindaco di Collelongo, Rosanna Salucci, del segretario del presidente della regione D'Alfonso, Enzo Del Vecchio, e del DOS dei Vigili del Fuoco, Enzo Albanese. È stato verificato che il luogo dove sono presenti i reperti archeologici si trova in un'area lontana dall'incendio e quindi al riparo da possibili danni. In generale, per quanto riguarda tutti gli incendi in corso nella regione Abruzzo, dalle prime ore della giornata odierna sono impiegati sul suolo regionale 6 mezzi aerei, 100 volontari con 30 mezzi, 50 vigili del fuoco con 20 mezzi. È stato richiesto il supporto anche dell'esercito, che ha inviato 20 militari a Fonte Vetica Farindola per le operazioni di bonifica. I fronti del fuoco più impegnativi che hanno richiesto l'impiego del mezzo aereo sono quelli di Collelongo Trasacco, Valle Castellana, Castiglione Messermarino, Preturo e Fonte Vetica. Si spera in una giornata migliore domani, ma le alte temperature e l'assenza di significative precipitazioni piovose stanno creando particolari difficoltà, nonostante l'impegno profuso dal sistema regionale antincendio. Ooh.